Quanto rammarico c'è? È vero che avete fermato la corsa del Matelica, però avete fallito questo calcio di rigore e poi non siete riusciti a sfruttare la superiorità numerica nel finale. Era una partita che Giulianova poteva vincere. Sì, noi abbiamo lavorato tutta la settimana per vincerla. Dopo il pareggio di Vasto ci siamo convinti, abbiamo convinto tutto l'ambiente che la squadra è viva, che crediamo nell'obiettivo e che lavoriamo per quello. Oggi sapevamo che incontravamo il Matelica, la più forte, la seconda più forte del campionato. Abbiamo lavorato bene in campo, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. C'è rammarico perché se segniamo il rigore poi dietro abbiamo lavorato bene, quindi magari la partita la portiamo in porto. Però quello che ci convince è l'atteggiamento. Effettivamente avete espresso una buona partita a livello difensivo contro una delle squadre contro la miglior difesa del campionato, ecco, pesa tantissimo quel calcio di rigore. Eh sì, purtroppo sì, però nel calcio chi li batte i rigori li può sbagliare e li può mettere dentro, quindi non ci fossilizziamo sul rigore, ripeto, grossa convinzione nella squadra e nei nostri mezzi, perseguiamo l'obiettivo. A livello difensivo oggi avete giocato in maniera diversa, anche dal punto di vista tattico, come ti trovi meglio? No, abbiamo giocato nella stessa maniera in cui abbiamo giocato a Vasto, cioè con i tre difensori che impattano la palla su queste palle lunghe, siamo tre difensori fisicati, quindi... Però D'Antonio tornava più spesso rispetto magari alla partita di domenica scorsa. Magari più basso, perché loro abbiamo preso le contromisure, l'attacco uno dei più forti del campionato, quindi ci siamo messi un po' così, un po' più basso con il quinto, però buono.